noi volevamo realizzare delle opere di Fenoglio molti, molti anni fa, ma ogni volta che al nostro produttore dicevamo vogliamo fare questa opera di Fenoglio, che è un autore che noi abbiamo amato sempre moltissimo, lui trovava che i diritti erano già stati acquistati dalla televisione italiana soprattutto, per cui non c'era la possibilità di realizzarlo. Dopo vari anni i diritti si sono liberati e allora abbiamo avuto l'occasione di poter fare il film e voglio dire qui forte che io spero che Fenoglio venga letto anche qua, perché è il più grande scrittore che ha avuto l'Italia dal dopoguerra a oggi. Abbiamo cambiato il finale da come era nel libro. Nel libro non è finito perché lui non ha concluso, è morto prima di poter scrivere il finale. C'è un finale che non è un finale. E noi piaceva che il nostro personaggio, dopo tutto quello che è passato, quando corre, 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 ormai non è più inseguito dai fascisti, ma corre lo stesso, che vuole scappare, lasciarsi alle spalle tutto quello che è avvenuto, e basta, è finita. Tant'è vero che arriva su questa collina che abbiamo scelto, un colle dove c'era come fosse l'Olimpo, no? Pensavamo a quello mentre abbiamo trovato il posto e abbiamo detto questo va bene. E lui si ferma, si volta indietro e quasi all'attore Luca Marinelli abbiamo detto guarda, metti un piccolo appena sorriso, ma non devi sorridere, deve essere, tu sei un bravo attore, perché appena appena si deve capire che c'è un po' di ironia, quasi prendi in giro te stesso e il tuo amore con lei, che ora così è finito. Ci sono ancora vivo, dice, quasi quasi mi avevi ammazzato. È finito. E poi entra nella nebbia e abbiamo messo il titolo, una questione privata. È stata la storia di una questione privata. Ecco, anche Fenoglio scrisse al suo editore che diceva mi mandi questo libro, non arriva mai, e lui che parla della resistenza, lui scrive. Guarda che io questa volta scrivo una cosa diversa. Non voglio passare alla storia come lo scrittore della Resistenza. Questa è una storia privata. Lui, lei, l'altro. E il titolo, lui non l'ha messo lui una questione privata. Lui è morto, gli editori hanno trovato questa lettera. E allora hanno messo una questione privata nel titolo del libro e che noi abbiamo ripreso. Molti ci hanno detto, parlando appunto di film sulla Resistenza, ma voi due che avete fatto un film come La notte di San Lorenzo, hanno detto, ma come? Dopo tanti anni parlate ancora del fascismo, no? E allora io ho risposto sì, perché in Italia in questo momento sta rinascendo il fascismo. Pensate che nel nord d'Italia i fascisti, un partito che si chiama Forza Nuova, ha attaccato dei manifesti che hanno preso dall'epoca dei fascisti della Repubblica di Salò, quella di cui parla il film, in cui si vede un negro, no, che allunga una mano su una bellissima donna bianca, no? Ecco, e viene, l'hanno attaccato sui muri, cioè stanno tornando, quindi è giusto parlarne. Mi dispiace, ma è necessario. Hai detto una cosa giusta. Molti dicono è un film sulla resistenza. No, questo è una storia d'amore, è una storia di gelosia, di un impazzimento d'amore che avviene durante un momento storico, che è quello appunto della resistenza e della lotta contro il fascismo, che procede parallelo. Questi due sentimenti, la gelosia, l'amore e la resistenza, camminano senza incontrarsi, camminano paralleli. E questo amore del nostro protagonista è quasi colpevole, perché non è certo quello un momento in cui devi dimenticare i tuoi ideali per lasciarti andare alla gelosia, ma l'amore è più forte anche dell'odio.
della scelta politica, anche della lotta, anche della guerra. Beh, purtroppo Vittorio non sta bene. Quindi ho girato da solo, per la prima volta nella vita, ho girato il film, l'abbiamo scritto insieme, soggetto e sceneggiatura, ma le riprese l'ho condotte da solo. Però ogni giorno mandavamo il materiale girato a Roma, Vittorio lo vedeva sul DVD e ci sentivamo al telefono e quindi diciamo il nostro rapporto è continuato. Dunque, 3 anni fa a Cannes, o 2 anni fa, non mi ricordo, c'è stata una celebrazione dei 100 anni dei Lumière, dei primi film dei fratelli Lumière, no? Allora in quell'occasione hanno invitato i fratelli che avevano fatto il cinema e hanno vinto la Palma d'Oro e siamo andati io e Vittorio, i fratelli Cohen, i fratelli Dardenne, che sono belgi, bravissimi, e allora tra di noi ci siamo chiesti: ma come fai te a lavorare insieme? Come fate, come tu hai chiesto a me? Ci siamo chiesti: ma cosa? E siamo arrivati alla conclusione che non c'è una spiegazione. Ma la vita cambia, la realtà si modifica. Noi abbiamo uno strumento che sappiamo usare, che è il cinema, e finché il fisico sorregge, io vorrei continuare. Vorrei morire dicendo: motore, azione.